sono Ersilia Menesini e sono prorettrice alla didattica, ai servizi agli studenti e all'orientamento. Professor Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale. Sono Chiara Rossi, il mio studio della laurea triennale è stato in SECI, che è sviluppo economico e cooperazione internazionale, e la magistrale in development economics. Sono Enrico Tozzetti, sono neolaureato, mi sono laureato a ottobre in ingegneria meccanica. Le lauree magistrali abbiamo un'offerta che addirittura è quasi superiore rispetto alle triennali e alle magistrali a ciclo unico, proprio perché quasi sempre l'offerta delle lauree magistrali si coniuga con l'eccellenza della ricerca. Offriamo un po' in tutti gli ambiti del sapere, di nuovo dall'ambito di agraria fino all'ambito appunto delle scienze umane, tutta una serie di percorsi di particolare eccellenza. Il report Alma Laurea a livello generale, quindi non soltanto dell'Università di Firenze, ci dice che chi raggiunge una laurea, anche triennale, ha un'ottima prospettiva lavorativa. I dati nostri dicono che i laureati triennali che non proseguono a un anno di distanza sono impiegati nell'80% dei casi. Ci dice che anche l'impiego delle competenze acquisite all'università è ritenuto nel 70% dei casi molto elevato, quindi gli studenti, o meglio i laureati, ci dicono che ciò che hanno imparato all'università poi serve nel mondo del lavoro. Poi abbiamo tutta una serie di percorsi interni, tra questi cito quello che chiamiamo palestra di intraprendenza, che è un percorso di 2 giornate in cui attraverso metodologie particolari quali il design thinking e anche il Lego Serious Play formiamo i giovani a lavorare in team e a lavorare su sfide proposte dalle aziende. Infatti queste attività si svolgono a rotazione presso delle aziende. Infine abbiamo il percorso Impresa Campus, che dura un semestre intero e che forma proprio i giovani per diventare anche degli futuri imprenditori. Ho scelto l'Università di Firenze perché è sicuramente un'università valida che offre tante opportunità e tante scelte di percorsi di studio diversi, e in particolar modo per quanto riguarda SECI e Development Economics è uno dei pochi atenei a livello italiano che offre appunto questi 2 percorsi di studio. Ho iniziato a lavorare durante il mio percorso di laurea magistrale, prima come tirocinio curriculare e poi effettivamente come dipendente dell'azienda in cui ho fatto il tirocinio, e poi in seguito ho trovato un'ottima opportunità lavorativa che è il posto dove sono tuttora.